Benvenuti duellanti, sono Marco dell'Esploraft e siamo qui con un nuovo video, ragazzi. Nuovo deck divertente, ma forte per il nostro Dueling Kingdom Event. Quindi, prima di iniziare, ragazzi, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi nuovi video e per poterci supportare. Detto questo, ragazzi, iniziamo con la decklist. Eccoci qui, ragazzi, un bel Paleozoico con reazione a catena. Ovviamente, ragazzi, le canadie sono immuni allo spettro principesse, quindi noi possiamo attivarle tranquillamente dalla nostra mano. In combo, ragazzi, un acquitrini e questo qui è l'extra deck, ragazzi. Mentre due di questi cavalieri fantasma maledetto molto forti, ovviamente tutti Xyz da 2. La fusione serve solo qualora dovessimo togliere uno stallo nel nostro mazzo. Detto questo, ragazzi, noi passiamo subito ai replay e iniziamo di nuovo il nostro amico Yamiyuji, ragazzi. Evento, questa volta abilità acqua, quindi 600 di attacco più la carta magia che ci regalano. Quindi, quando abbiamo finito questa preparazione, ok, grazie. Allora, classica giocata, ragazzi. Ecco qui l'acqua jet, metto una carta coperta e vado avanti. Sfida noi. Cominciamo i primi 200 danni. Scarto una carta e pesco due. Posizioniamo tutte le carte coperte. Attivo acquitrini e lui si fa attivare ovviamente la carta trappola. Si fa bidaggio le prime carte trappola che noi buttiamo giù. Abbiamo un bel 3000 sul campo. Continua lui a distruggere carte. Attivo la marella, 200 di danni, rievoco un'altra paleozoica, mando al cimitero un'altra paleozoica, ed è il mio turno, ragazzi, tocca a noi. Acqua jet, potenza paleozoica e il buff rimane comunque sempre attivo, 4000 attacco, ma ovviamente viene distrutto, ma noi rimettiamo in campo, ragazzi, un'altra canadia, l'avversario qui comunque si sta incazzando. Ecco qui, ovviamente pescata del destino. Teschio Samurai, attiva tranquillamente quello che vuole. 1-2 va di sincro. Io glielo copro. Altri 200 di danni, ragazzi. Riattivo un'altra canadia dal cimitero. E l'avversario si arrende perché non può fare nulla. Perché ovviamente le nostre canadie sono immuni agli effetti dei mostri dell'avversario. E siamo qui, ragazzi, con l'ennesimo Yugi. Insomma, ragazzi, qui la fantasia non è proprio di casa, eh. Altra mano spettacolare. Posizioniamo le prime due carte. Combattente delle lame, ok. Noi gli facciamo fare tranquillamente tutta la sua giocata. Andiamo a scattare una carta. Ne peschiamo due. Attivo un'altra carta trappola. Pesco la canadia dal cimitero, 1800. E la chiudiamo giù. Potenziamo la nostra canadia, la mandiamo a 2008, così tolgo la carta e libero il campo e andiamo giù in questa maniera. Lui ovviamente attiva carta trappola, noi continuiamo a riattivare canadie. Eccolo qui. Lui va in livello basso, o anche pescata del destino, alla fine poteva essere uguale. Noi riattiviamo, ragazzi, canadie di nuovo, gli metto coperto il cucciolino. Riattivo di nuovo un'altra canadia dal cimitero. Ragazzi, noi ci stiamo riempiendo il campo tranquillamente. Ok, lui attiva. Ovviamente, ragazzi, il sincro che mette lui per noi è totalmente inutile perché non ha effetto. Ma combattente delle lame e fusione.
Ok, l'ha potenziato, ragazzi. Ma andiamo ispetto principessa. Glielo abbassiamo. Pulita, pulita. L'avversario va a casa. Questa volta siamo ragazzi contro Anna. Ok. Iniziamo tranquillamente la nostra combo. La mano è abbastanza bella. Noi piazziamo 1, 2, 3 e andiamo avanti. Allora, lui va di combo tranquillamente, glielo faccio fare. Ok, primo mostro, Xyz. Prima carta, glielo distruggo, anche se mi conveniva attivare prima la Marella, però va bene ragazzi, poco importa, non è un problema. C'è di la picaia, semmai. 1 e 2, ok. Posizioniamo due carte di nuovo. Ok, lui va imperterrito di nuovo. Ed evocare il cannone ferroviario Gustav. Ragazzi, animazione fighissima, ma sarà tutto inutile ugualmente. Ok, scarta, attiva l'effetto, 1000 danni, non è un problema, forza riflessa. Lui libero per counterare la mia forza riflessa. Ok. Lui ovviamente riprende lui, il treno merci. E tocca a me. Metto la picaia e finisco qui il turno. In questo caso picaia di nuovo, vado a pescare due carte e risuscita dal cimitero un'altra paleozoica, quindi abbiamo qui un 1800 sul campo. Spettro principessa ragazzi che arriva così come un toccasana, abilità risolutiva. Ne buttiamo un altro 1800 qui sul campo. Ok, altro Xyz. In questo caso, ragazzi, noi taglio karmico e buttiamo giù la marella. Oh, l'acqua getta in questo caso, tolto. Ok, va bene. Scusate. Un attimo, ragazzi, messaggini, scusatemi. Ok, qui è una bella giocata che l'avversario va giù pesante. Ringrazio il cielo che ho l'aspetto principessa e che lui ha potuto fare un solo attacco. Ok, lui sta continuando in questa maniera. Ok, metto due carte, l'attivo con la carta trappola andando per levarmi dalle balle. In realtà. Ok, Cavaliere Fantasma, lo riduco a 0, 1600 pieno e buonanotte. Lui rimane con una sola carta in mano. Rifà di nuovo la sua combo. Ok, Palazzo del Cielo, mi distrugge lui. Noi riattiviamo di nuovo una paleozoica del cimitero, la andiamo a riprendere. Questa volta la mettiamo in difesa. E riattiviamo un'altra. Ok, Spettro principessa, ragazzi, l'attiviamo, giriamo tutto in attacco e la chiudiamo qui. Bene, ragazzi, che dire, questo deck, ragazzi, anche questo deck comunque si presenta forte ma anche divertente. Come potete notare, possiamo girare in base a quello che vogliamo, possiamo implementare anche varie carte trappola, possiamo sostituirle tranquillamente. L'importante, ragazzi, è lasciare l'aspetto principessa e le canadie. Detto questo, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo ad un prossimo video.